Da anni è la voce degli scomparsi l'associazione Penelope Italia ed adesso scende in campo anche nel processo a Padre Graziano per l'omicidio di Guerrina Piscaglia. Ad annunciarlo è l'avvocato Nicodemo Gentile, presidente dell'associazione Penelope Toscana, che nell'udienza del 4 dicembre chiederà al presidente della Corte d'Assise di essere ammesso come patrono di parte civile per la Ollus. Chiederemo alla Corte di essere ammessi a partecipare al processo come parte civile, in quanto portatori di un diritto autonomo che è già stato riconosciuto e legittimato da altri giudici, tant'è che siamo parte del processo nel giudizio di Roberta Ragusa, che è pendente in Cassazione, e abbiamo partecipato anche al processo per la morte di Elena Ceste, dove il giudice che ha condannato il marito ci ha anche riconosciuto un risarcimento direttamente alla nostra associazione. Ecco, altre due mamme che non ci sono più, proprio come Guerrina, il figlio l'attende ormai da oltre un anno e mezzo. Che idea vi siete fatti di questa storia? Guardi, sicuramente più tempo passa e più ci convinciamo, dopo aver anche interloquito con alcuni dei familiari a cui siamo stati sempre vicini come associazione, che qualcosa che prescinda dalla volontà della donna sia successo. Nessuna mamma, noi non ci è mai capitato, eppure abbiamo gestito centinaia di casi di scomparsa, lascia un figlio, tra l'altro in quelle condizioni di salute, non si fa più viva. Guerrina era una mamma attenta, era molto legata al figlio, riteniamo che sia successo qualcosa. Ci sono degli elementi a carico di Padre Graziano, lui non ha chiarito in modo effettivo la sua posizione e presto, per parlare di responsabilità, sicuramente vorremmo fare questo processo per mandare un messaggio chiaro: una scomparsa non è solo il dramma di una famiglia, ma il dramma di un'intera comunità.